Amici di Realty in TV, questa sera abbiamo il piacere di ospitare un violinista, un concertista. Stiamo parlando di Franco Scozzafava. Ciao Franco. Ciao e ciao a tutti gli spettatori. Che è qui per presentarci praticamente il suo nuovo lavoro, il suo ultimo lavoro, che sono una raccolta di 10 preludi, mi pare di ricordare, di Eugene Isaie. Un nome per molti abbastanza sconosciuto, suppongo, specialmente per, diciamo, i nostri telespettatori, perché insomma già la musica classica è impegnativa e questo è un nome che magari uno non ha mai sentito. Ma chiedo a te un riferimento, no? Siamo nel periodo stravinskiano, no? Esattamente, Stravinsky, Bartok, siamo a cavallo tra i due secoli, fine 800 e inizi 900. Eugene Isaie è legato, soprattutto la sua storia è legata alla famosissima sonata per violino e pianoforte di César Franck, che gliela dedicò appunto per le sue seconde nozze, in quanto la prima moglie morì qualche anno prima. E poi Debussy, con cui era fraterno, amico, dedicò anche un quartetto, un famoso quartetto per archi, e tanti altri autori, compreso Max Bruch, Saint-Saëns, Rondò Capriccioso. Non solo, questo grande personaggio della musica di quel tempo è stato anche direttore principale nell'orchestra sinfonica di Cincinnati ed è stato il mentore di Charles Ives. Perché appunto era Eugene Isaie aperto alle nuove frontiere della musica. Lui stesso aveva fatto delle conferenze addirittura, come dicevo, accennavo prima, su Stravinsky, perché era un ammiratore delle nuove generazioni. E questo si avverte anche dalle sue composizioni, che sono composizioni che prendono spunto da un'impostazione classica, tradizionale, però si sente proprio questa volontà di ricerca di nuove soluzioni armoniche e di effetti sonori. C'è proprio un modo particolare di usare la tastiera del violino, no? Quindi sì, e appunto i preludi, che sono stranamente rimasti un po' nell'oscurità della sua produzione, molteplice produzione, soprattutto di poemi e delle famose sei sonate opera 27, i preludi, come lui stesso scrive a un suo amico mentre li stava componendo, sono una sorpresa di fiori armonici. Lui li definisce proprio dei fiori armonici, e proprio capisce che oltre al meccanismo che lui propone, un meccanismo moderno del violino, quindi diciamo un meccanismo appropriato a quello che verrà, cioè le musiche appunto di Stravinsky, Bartok, eccetera, perché è un modo non tradizionale di usare appunto le diteggiature molto personali, che fino ad allora non si era fatto uso di questo tipo di diteggiature. Faccio un esempio per i più, diciamo, addetti ai lavori pianisti: le terze diventano terze diteggiate, 1, 2, 3, 4, le ottave sono diteggiate, le quarte pure diteggiate, cioè riesce a fare le seconde, gli intervalli di seconda diteggiate, cioè delle cose che veramente io ci ho messo molto tempo per assimilarli, devo essere sincero, è un lavoro che mi ha impegnato molto. Ecco ragazzi, voi che ascoltate, credetemi, non sta parlando arabo, proprio così, perché forse molti di voi pensano che uno prende in mano il violino, si mette lì e suona, no? Perché uno che suona prende in mano lo strumento e suona. Ma dietro il suonare, fra virgolette, c'è uno studio di anni, 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 che io e il caro Franco sappiamo benissimo, però basta, perché sennò sembra che ce la tiriamo o che la mettiamo giù dura, no? Assolutamente. L'applicazione, come in tutte le cose, se uno vuole raggiungere degli scopi interessanti, sì, ci vuole tanta applicazione. In questo lavoro, i 10 preludi opera 35, che sono probabilmente l'unica registrazione, come dicevo, tenuti un po' nell'oscurità, non si capisce, veramente non riesco a capire perché. Ho parlato anche con
eccellenti violinisti, anche famosi, non si capisce veramente il perché. Comunque sia, è una diciamo raccolta di pezzi per violino solo, chiamati appunto da Issei de Preludi, e che hanno una strettissima correlazione con gli studi di Debussy per pianoforte, certo. Simili, perché anche Debussy ha dedicato dei preludi agli intervalli. Brevemente, cosa fa Issei? Dice: esistono gli intervalli in musica dall'unisono alla decima, quelli fattibili sul violino, no? E l'unisono lui lo concepisce un intervallo perché? Perché sul violino si fa su due corde diverse l'unisono, e lui considera il comma, proprio esplicitamente lui scrive, e il comma è l'intervallo, cioè quella minima differenza tra un suono e l'altro che poi crea il fascino del suono anche in orchestra, no? Non tutti hanno la stessa intonazione, quella piccola differenza di comma crea questo impasto sonoro che ad esempio un software non può riprodurre, no? Ad esempio. E quindi è interessantissimo, ogni preludio è concepito su un solo intervallo, cioè l'intervallo di unisono è fatto dall'inizio alla fine sull'intervallo di unisono, e questo è affascinante perché ci sono anche, diciamo, si creano degli effetti nuovi di suono, magari appunto sono un po' delle chicche, delle sorprese. Ecco, c'è una particolarità oltretutto, perché questi scritti praticamente sono stati poi pubblicati, credo, 24-25 anni dopo, dal, esatto, figlio, sì. Giusto? Avevo letto questa Io cosa. Ho l'edizione del 52. Ah, ecco. Adesso l'ho consumata praticamente, perché ce l'ho da quando avevo 16 anni. Così è una cosa a cui sono molto legato, molto affezionato. Poi 35 anni dopo me li sono studiati, non subito, però li comprai, mi ricordo, uno scaffale dei negozi ricordi, no? Quando c'erano i bellissimi ricordi. Poi io mi ricordo, guardavo sempre, vedevo tutte quelle note, mi spaventavo, però lo lasciavo lì. Poi un giorno ho detto, ma sì. Doveva maturare un po', dai. E per me è stata una grande scoperta, devo dire. Io quindi invito anche i violinisti, gli artisti, i colleghi violinisti di prenderli in considerazione, perché veramente sono una chicca musicale anche. Non so, ecco, diciamo questo. Subito dove si possono ascoltare, o se ci sono delle cose. Le piattaforme, ovviamente, Spotify. La pubblicazione è stata di Aventino Music, comunque si possono ascoltare su tutte le piattaforme e anche su YouTube. Benissimo, adesso allora facciamo una cosa, Franco, raccontaci un po' di te, nel senso, so che hai suonato anche a Santa Cecilia, io ho tanti amici lì, però un sì. Po' di anni fa hai suonato a Santa Cecilia, okay, racconta un po' la tua carriera velocemente. Avevo 20 anni, sì sì. Ho fatto appunto, ho suonato con l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e ho avuto il privilegio di suonare con i più grandi direttori del tempo. Anche con uno in particolare? Leonard Bernstein, sì, sì, per ben due volte. La Sesta di Mahler, la prima volta, la seconda volta facemmo proprio con l'orchestra e lui una registrazione per la Deutsche Grammophon di tutta l'opera per orchestra di Debussy. Fu un'esperienza indimenticabile, ovviamente. Poi chiaramente ho avuto anche la fortuna di suonare un direttore del calibro di Giuseppe Sinopoli, George Petr, Meta, Giulini, quindi diciamo che mi è servito anche come formazione. Io devo dire che sì, è bellissimo suonare il concerto di Brahms o di Beethoven per violino, però quanta emozione dà fare una sinfonia di Beethoven o di Brahms. Ancora ho il ricordo vivo, appunto la Sesta di Mahler con sul podio la storia della musica, no? Un genio come Bernstein. Cioè, sono quelle cose che veramente ti lasciano un segno profondo. E non le scordi più poi? No, credo proprio, ce l'hai proprio vive in ogni momento, e spesso quando studio, perché poi ti rimane, no, questa abitudine allo studio, alla ricerca, e penso spesso appunto a questi riferimenti, al loro modo di lavorare, perché quando c'è la concertazione è il momento più bello, quando tu veramente
vedi l'artista come imposta i lavori. Ecco, questo per me è stato di grande aiuto, oltre ai grandi maestri che ho avuto per il violino, come Ruggero Ricci, che anche quello era una leggenda vivente, e Vladimir Spivakov, Boris Belkin, Vadim Brodsky. Sì, io devo dire che ho avuto il privilegio di scegliere i miei insegnanti, e appunto questi, alcuni che ho studiato, poi chiaramente mi sono diplomato, diciamo all'inizio, poi mi sono diplomato a Santa Cecilia sotto la guida di Aldo Redditi, un altro grandissimo violinista. Era il primo violino del Teatro dell'Opera di Roma, veramente grande persona, grande musicista, e poi Corrado Romano al Conservatorio di Ginevra, con Corrado Romano, sì. Ecco, poi carriera ovviamente come solista, eccetera, sì, è girato sì, il sì, mondo, sì, tutte queste cose. Io ho fatto veramente tanto, ho suonato in teatri importanti, ho suonato anche con i solisti del Berlino Filarmonico, cioè, diciamo che non mi è mancato niente, modestamente, sempre modestamente, perché però mi sono dato belle soddisfazioni. Però c'è anche una chicca che io ho guardato qua e là, appunto, anche su internet, così, e ho visto Caravaggio. E dico, ma che c'entra? Che c'entra Franco Scozzafava con Caravaggio? Adesso lo devi spiegare. È semplicissimo, perché ho fatto liceo artistico, insomma, ho frequentato il liceo artistico. Poi dopo 30 anni ho detto, ma perché non fare qualcosa ad olio? E per cominciare ho cominciato da Caravaggio. Ecco, insomma. Comunque è un processo di ricerca per me. Ho fatto mostre, anche conferenze su Caravaggio, e mi piace molto, ho fatto anche per me, per carità, mi piace copiare, ecco. Sono poco creativo, quindi, però quando mi metto a fare chiaramente in proporzioni originali, per me è un'esperienza, è un calarmi nel personaggio, ricercare attraverso appunto lo studio. Adesso abbiamo a disposizione poi le immagini ad altissima definizione, quindi si può andare anche nei dettagli proprio, è bellissimo. Ci metto dei mesi per fare un quadro di questi grandi artisti. Sì, però un'immensa soddisfazione. È una mettersi alla prova. Quando uno dice, ecco, voglio fare tutti e 10 i preludi di Isaiah, no? Ti metti in gioco e ti metti alla prova. Ecco, che cosa hai in cantiere per il futuro? Una nuova registrazione di cosa, ad esempio? Sì, diciamo che i progetti ci sono sempre. Io sono sempre alla ricerca, chiaramente, di qualcosa. Prima di tutto del bel suono, poi ho la fortuna di avere un bellissimo strumento, e quindi quando lo suono tutti i giorni sono già soddisfatto per quello. E chiaramente no, non ci sono date, purtroppo, però ho dei progetti che vorrei appunto mettere in atto. C'è un'altra cosa sempre di Isaiah, diciamo inedita, che è una versione precedente a quella pubblicata della sonata numero 4, quella dedicata a Fritz Kreisler, che insomma c'ha qualche momento diciamo di differenza da quella poi pubblicata, quindi cercare di far capire qual è stato il processo di evolutivo, no? Dell'artista che prima aveva pensato una forma, di dare una forma a un suo lavoro, e poi l'ha modificato, e come l'ha modificato, veramente anche questa operazione affascinante. E poi faremo sicuramente un altro CD, un altro lavoro con opere di Tchaikovsky, Paganini, sì, che no. Vabbè, noi ti aspetteremo. Studiamo sempre, perché è fondamentale sempre impegnarsi, non è solo fare, ma ricercare. Lo studio per me è un modo per non smettere di ricercare, chiaro. Di perfezionarsi. Certo. Bene, è stato proprio un piacere fare questa chiacchierata. Allora, ricordiamo i 10 preludi di Eugene Isaiah, ricordiamo il violinista Franco Scozzafava, lo ringraziamo per aver partecipato, per noi è stato un grosso piacere, spero che anche i nostri ascoltatori abbiano acquisito qualcosa, anche se siamo andati un po' sul tecnico, abbiamo approfondito un pochettino di cose che però è giusto era quasi impossibile.
Non si può fare ABC e fermarsi lì, no? Perché se no, specialmente davanti a un autore di questo livello, con quello che ha Certo. scritto, sei costretto, no? Mozart, No. bene o male, tutti l'hanno ascoltato, Beethoven magari hanno ascoltato, un nome così, è un pochino più difficile, no? Da recepire, specialmente per un orecchio non abituato, ecco. Assolutamente sì, invito ovviamente ad ascoltare per anche scoprire questi giochi armonici interessanti, veramente interessante, ecco, è stata una scoperta per me per primo, ecco. Quindi spero tanto appunto che sia stato un contributo il mio Certo. degno dell'artista Isaì, e a tutti buon ascolto. Benissimo. Real Team TV, Franco Scozzafava. Ciao. A presto. Ciao, grazie, ciao a tutti.